È arrivata primavera. Il folgorante attacco dei nostri picchiatelli sui centri nevralgici dello schieramento jugoslavo nei primi giorni di guerra. Bombe di grosso calibro su di un aeroporto. Raffiche di mitraglia su ammassamenti di truppa celata nella boscaglia. Lavoro in altro aeroporto. Tutti gli apparecchi a terra sono stati incendiati e bruciati. Duello di mitraglieri da terra e dall'aria. Sventagliate di proiettili su di una casermetta di graniciari, guardie di frontiera jugoslave, sul lago di Ohrida. Le avanguardie della nona armata italiana, che ha sfondato d'impeto il poderoso schieramento serbo del Krastos, varcano le alte e nevose cime della Belica, puntando su Ohrida. L'ultima nevicata vuole illudere forse chi ha tanto bisogno di credere che non è primavera. Il rastrellamento continua durante la marcia. Gruppi di soldati serbi avanzano verso i nostri con le mani in alto. Un momento indimenticabile. A 5 chilometri da Ohrida, i bersaglieri di Mussolini si incontrano con i soldati di Adolfo Hitler. Lago di Ohrida. Ecco la piccola città di Ohrida, capoluogo di circondario nel banato del Vardar. Le truppe italiane entrano nella città. Le colonne italiane proseguono oltre. Intanto, lunghe colonne di prigionieri cominciano ad affluire verso le retrovie. Dell'asse nella fulminea avanzata che in soli 5 giorni riportò il tricolore da El Algeila a Derna. Truppe motorizzate germaniche affrontano con infrenabile slancio le piste sabbiose e puntano su Agedabia. Tappa nel deserto. L'artiglieria contraerea stronca ogni tentativo della Royal Air Force che vorrebbe contrastare la marcia delle colonne verso l'altipiano gebelico. La RAF ha lasciato più di una penna nel cielo della Sirte. L'interrogatorio degli aviatori britannici catturati. Squadriglie di bombardieri fanno da avanguardia alle colonne dirette su Agedabia. Gli aerei picchiano sodo sui carri armati nemici.
Agedabia duramente provata dall'artiglieria. I primi nuclei di prigionieri inglesi. Dopo l'incubo dell'occupazione inglese, Bengasi ritorna alla vita. Incontro ai fratelli. Il valoroso podestà di Bengasi decorato con medaglia d'argento. Commoventi episodi nelle prime ore della città liberata. La popolazione di Bengasi, in un impeto di riconoscenza, offre tutto quello che ha ai vittoriosi. Entusiastiche dimostrazioni ai comandanti italiani e germanici. Una nostra colonna al villaggio d'Annunzio. Aderna, riconquistata dopo la furiosa e accanita battaglia di El Mekili durata tutto un giorno. I segni della rotta nemica sono dovunque. Inglesi, neozelandesi, australiani, interi reparti di quell'esercito imperiale tanto pretenziosamente proclamato invincibile che ha poi ceduto all'impeto offensivo delle forze dell'asse.